Salve a tutti i corsari del web, io sono il Coissaro e anche quest'oggi il mese è finito. Un nuovo mese in quarantena, cosa è successo? Calato di colpo a 20 fotogrammi, non voglio nemmeno sapere cosa è successo, non voglio sapere. Comunque sia, insomma, siamo sempre in quarantena qua a casa, ormai il tempo passa talmente veloce sempre parlando degli studenti, poiché adesso stiamo cominciando a ripartire nella fase 2, almeno per quanto riguarda all'economia, un po' così sul lavoro, chi fa smart working fa smart working, chi invece non ha necessità, cioè più che non è necessità, non ha un lavoro da smart working, torna a lavorare con le nuove norme. Per quanto riguarda invece gli studenti, rimangono ancora a casa fino a settembre. Questo significa per me fino a fine del corso e ringrazio figure molto alte per questo. Ma torniamo a noi, facciamo una piccola novità in questo diario del capitano, poiché in fondo si stanno sempre più accorciando, perché anche la mia memoria si sta sempre più accorciando, sono successi un paio di eventi, però voglio implementare una nuova cosa in questi diari del capitano. Voglio implementare anche voi. Cosa intendo dire? Intendo dire che, dato che siamo tutti quanti sulla stessa barca, dato che siamo tutti quanti nella stessa situa, perché non ci raccontiamo a vicenda? Come sono andati questi mesi, queste settimane, eventi particolari, eventi cose. Quindi, signori, come vi vanno le cose a voi? Siete al sicuro? Tutta la famiglia a posto? Spero di sì, ovviamente. Ci mancasse altro, che ci sperassi il contrario, sarei un mostro se sperassi male contro i miei prodi corsari. Insomma, va tutto bene? Come vanno gli studi? Come va il lavoro? Avete tutto a posto? Cioè, ditemi un po' sotto nei commenti se è successo qualcosa di particolare in questa vostra quarantena. Ormai sì, è un po' di tutti, la quarantena personale è poi bon, no? Cioè sono curioso di vedere come ve la passate voi, ovviamente a parte guardare i miei video. E dato che purtroppo non ho ancora le capacità fisiche per fare delle live, tocca cominciare a me, giustamente, in fondo sono io che comincio tutto ciò. Quindi, signori, quello che ho fatto in questo mese, a parte continuare i miei allenamenti fisici che adesso stanno ormai dando i loro frutti, mi stanno spuntando pian piano dei pettorali, che è molto strano, un giorno quando saranno ben sviluppati faremo il come si può dire, il shirtless, quindi senza mostrare il mio fisicaccio da corsaro capitano quale io sono, giustamente, no? È certo. Esercizio fisico comunque ormai sta dando i suoi frutti, sono abbastanza felice di questo. Il corso ovviamente sta andando avanti, deve andare avanti fino alla fine. Parliamone un po' senza che io lo critichi troppo. Sono già fatti un paio di esami di recupero, non si sa ancora come i loro voti, dato che uno l'ho fatto oggi 29 di maggio e un altro l'ho fatto quando era, fine aprile, qualcosa del genere, non mi ricordo nemmeno io. Insomma, di materia un po' lì abbiamo fatto, nel corso solo quello. Sì, sto facendo lo stage, io qua, cioè lo stage per il momento per me è un attimo fermo, perché l'azienda, no, in quale sto facendo stage, un bello stage da distanza che funziona, diciamo che è un po' bloccato, non riesco a capire cosa stia succedendo, non riesco a mettermi in potrei mettermi in contatto telefonando, ma a me non piace telefonare, quindi insomma probabilmente hanno la loro parte di problemi. Probabilmente li telefonerò lunedì. Probabilmente lunedì li telefono per vedere che cosa succede effettivamente, anche se non mi piace, perché insomma anche questo, se non mi piace devo per forza finire, ormai è fatta, insomma manca un mese e io sono libero, in realtà due. Poi altre cose che sono successe questo mese di particolari, abbiamo fatto un'altra festa sorpresa ad Astri, una festa sorpresa finita male, perché non è stata una sorpresa, dato che insomma Nico non è stato molto bravo a dirci quando auguri, no? Non è stato molto bravo, no? Cioè, in fondo, cioè, ha detto, questo è il via per fare gli auguri, e ci aveva detto una frase. Lui, dopo, per darci il segnale, ne ha detta un'altra. Nico, cosa ci combini? Ovviamente nessuno parla. Pronto? Auguri!
finisce sempre così, molto spesso. No, non è vero. Cioè, vabbè, è capitato, cioè, insomma, si capita. Ormai qua ci stiamo rivoluzionando anche noi con questa festa sorpresa su Discord. Abbiamo un nostro Discord. Giusto, il nostro ma questo c'è già da qualche mese, in realtà. Mi ero dimenticato di parlare. Abbiamo fatto un Discord insieme a Davide, nostro. Poi magari un giorno vediamo se vi inserisco anche a voi. Sarebbe molto carino creare il quartiere dei corsari e il quartiere dei Vez. Sarebbe molto molto simpatico. Credo proprio di sì. Ne parlerò. Forse lo facciamo. Detto questo, credo che il dovere mi chiami. Ovvero stare in quarantena. In fondo sono le 9:15. Non è che io abbia molto da fare. Signori, io spero che questo diario del capitano vi sia piaciuto. Ditemi la vostra sotto nei commenti. Sono molto curioso di vedere, di sentire anche un po' come ve la passate voi in questa quarantena. Intanto io muovo le mani, sto cercando di imparare un po' il linguaggio delle mani, anche se probabilmente vi sto solo confondendo. Signori, io spero che questo video vi sia piaciuto. Come al solito vi lascio in descrizione il link per i miei social. Condividete il video per supportare il canale. Lasciate un commento con hashtag talkabout, con un argomento che volete discutere, se volete discutere assieme di un argomento, insomma hashtag talkabout. Lasciatemi sotto nei commenti anche un po' come ve la passate in questa quarantena, fatemi sapere un po' che come ve la passate, sono molto curioso, sono molto coccoloso, scrive Stitch. Sì, arrivederci.